Il primo anno è fiero di presentare il bando d'ammissione all'anno accademico 2021-2022. La sezione di concorso si svolge in tre fasi successive di selezione. Per quanto riguarda la prima fase di selezione, non è prevista la presenza fisica ed avrà inizio il 6 settembre 2021. Consiste in un monologo. Il candidato dovrà mandare il link al proprio self-tape, tratto da un autore di chiara fama, di un'opera italiana o tradotta in italiano. Innanzitutto il self-tape deve iniziare con una breve presentazione del candidato, quindi nome e cognome del candidato, il nome dell'opera da cui è tratto il monologo, che non deve durare più di 4 minuti, anche se può durare anche qualche secondo di meno, non vi dirà nulla nessuno. La resa deve essere fatta a memoria. Seconda fase di selezioni. Allora, questa seconda fase comincerà il 21 settembre 2021, sarà un martedì. E in cosa consiste? Consiste in ben tre prove. La prima prova sarà un dialogo, quindi dovrete preparare una scena dialogata tratta da un'opera italiana o anche straniera tradotta in lingua italiana. Eccoci arrivati alla seconda prova della seconda fase, ovvero la prova di espressività vocale, che consisterà in due parti. Ovvero, nella prima parte voi dovrete cantare una canzone a vostra scelta, di cui porterete la base musicale sul supporto USB. È la parte della lettura, ovvero voi dovrete leggere un breve brano in prosa tra quelli che sono proposti all'interno del bando. Terza prova della seconda fase, la prova di espressività fisica. Avete già comprato il tutù? Dovrete eseguire la vostra prova di movimento della durata massima di 2 minuti, ispirandovi al tema sport. Se volete, potete anche avvalervi della base musicale. La terza fase avrà inizio lunedì 4 ottobre 2021 e terminerà mercoledì 13 ottobre 2021. È un laboratorio intensivo di 10 giorni, perciò sarà tutto in presenza. Forza e coraggio, ragazzi! Fermi tutti! Lo svolgimento delle selezioni, così come viene descritto, sarà possibile soltanto se le restrizioni per la pandemia ce lo consentiranno. Inoltre, sia per la seconda fase che per la terza fase, tutte le tempistiche relative a inizio, fine e pubblicazione dei risultati potrebbero subire delle variazioni. Anche queste saranno comunicate. Non dimenticate di vestirvi in maniera adeguata, ciò vuol dire semplici ma allo stesso tempo comodi. Inoltre le prove avranno luogo nella sede centrale dell'Accademia, quindi in via Vincenzo Bellini 16. Controllate ogni giorno sul sito l'orario delle vostre convocazioni e mi raccomando, portate con voi sempre un documento di identificazione. Alla fine della terza fase, controllate sul sito se siete entrati o no. Perché lo so, sembra strano, però non si sa mai l'emozione, quindi io ve l'ho detto, poi fate voi, eh. Il bando d'ammissione al corso di regia. Anche questa sezione di concorso si sviluppa in tre fasi di selezione. Prima fase. La prima fase non sarà in presenza, ma in remoto, e il giorno 16 settembre 2021. E consiste nell'allegare un piano di regia, un'analisi drammaturgica e un link a un self-tape di un monologo diretto dal candidato, recitato da un attore o eventualmente dal candidato stesso. La vostra clip dovrà iniziare con la presentazione di nome e cognome del candidato, titolo e opera dalla quale è tratto il monologo e nome e cognome dell'eventuale interprete, a meno che non siate voi stessi a recitare. Potrete inoltre intervenire con scelte di riprese, montaggio, missaggio se li riterrete utili alla vostra prova. D'altronde, volete fare i registi? La seconda fase ha inizio il 30 settembre 2021 e il candidato deve presentare in presenza una scena di almeno 8 minuti, recitata da almeno due attori, più eventualmente, non obbligatorio, il candidato stesso. Un ulteriore importantissimo momento della seconda fase di selezione sarà la discussione della vostra tesina di regia. Ragazzi, si tratterà di argomentare le vostre tesi e motivare la vostra proposta. Cioè, io credo che un modo giusto di affrontarla possa essere quello di immaginarsi come proprio avvocati del vostro piano di regia. La terza fase avrà inizio lunedì 11 ottobre e si concluderà giovedì 21 ottobre 2021. Si tratta di un laboratorio, ma in cosa consiste nello specifico? La commissione selezionerà un testo del quale voi dovrete curare interamente una regia.
vi verranno fornite un'aula dove provare e un orario specifico nel quale provare. In più collaborerete con due o tre attori che siano allievi in corso o dei neodiplomati. Pensavate di esservi liberati di me, invece no, sono tornata. Ragazzi, per favore, inviate almeno 10 giorni prima tutto l'occorrente. Grazie. Ragazzi, fa paura. Cioè, fa paura, non ci diciamo di no. Vivetela con la giusta dose di ansia, che è super lecita e super giustificata. Che squillino le trombe, signori spettatori. Inizia la commedia, che parlino gli attori. Ragazzi, in bocca al lupo, spaccate tutto. Dai, 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 dai.